Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In primo piano c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello all'Aquila. Questa mattina il presidente Schirò si congeda dall'incarico con una lunga relazione. Tanti risultati conseguiti, ma resta il problema della mancanza del personale, il servizio. La carenza di personale nella giustizia rimane uno dei problemi più gravi e cronici all'Aquila come in Italia. Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello Stefano Schirò nell'inaugurare l'anno giudiziario della Corte d'Appello. Nella giustizia civile le pendenze sono diminuite rispetto all'anno precedente. Questi i dati snocciolati nel corso della lunga relazione. Anche la durata dei procedimenti è diminuita. Nel settore penale, anche qui, sono diminuite le pendenze. Risultano invece in crescita le separazioni e i divorzi. Molta attenzione è stata riservata al controllo della legalità e all'attività della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha dedicato la sua attività prevalente alla prevenzione delle infiltrazioni nel tessuto sociale ed economico della ricostruzione. Nella relazione di Schirò si fa riferimento anche al procedimento del crollo dei balconi del progetto Casi e ai relativi sequestri, numerosi anche i procedimenti per traffico di sostanze stupefacenti. In materia tributaria, diversi sequestri per evasione fiscale, soprattutto nella Marsica. La Corte di Appello aquilana è stata poi impegnata in diversi processi, su tutti quello a carico dei componenti della Commissione Grandi Rischi. A questi si sono aggiunti quelli sui crolli e ancora il procedimento chiamato Ciclone Tangentopoli a Montesilvano e Pescara. Ad oggi, presso il Tribunale aquilano, c'è ancora un costante flusso di procedimenti per indebita percezione di erogazione a danno dello Stato. Questo dopo i contributi concessi agli aquilani nel post-terremoto. Continuano a destare allarme sociale invece i furti in appartamenti, ma anche le rapine e le estorsioni in riciclaggio, soprattutto nei tribunali di Pescara, L'Aquila e Vasto. Dicevamo del problema cronico della mancanza di personale. Nell'organico della magistratura attualmente c'è una scopertura del 6,34%, 9 vacanze, comunque diminuita rispetto all'anno precedente. In Corte d'Appello invece l'indice di scopertura della pianta organica del personale amministrativo è pari al 26,87%, un valore superiore questo al dato nazionale che fa riflettere. Schirò ha fatto riferimento anche al ruolo dei tirocinanti, che non vedono riconosciuta una possibilità concreta di lavoro proporzionata a quelle che sono le esigenze. Il Presidente nel suo intervento ha sottolineato anche l'importanza della ricollocazione del Tribunale nel vecchio Palazzo di Giustizia, da poco restituito alla città. Da poco nominata sottosegretario alla giustizia, la senatrice Federica Chiavaroli evidenzia la volontà del ministro Orlando di trattare con attenzione tutti i temi cari all'Abruzzo e fra questi in particolare la soppressione dei tribunali minori e la mancanza del personale amministrativo. Vediamo. Il governo intende intervenire per risolvere i problemi cronici della giustizia. Lo ha detto la senatrice Federica Chiavaroli, da pochi giorni nominata sottosegretario alla giustizia. I risultati ottenuti in Abruzzo sono molto importanti, ma bisogna lavorare per mettere mano seriamente alle criticità. E il ministro è d'accordo ad avere un dialogo sempre costante, ha detto la Chiavaroli. L'Abruzzo, dopo la nomina di Giovanni Legnini al CSM, vede dunque un'ulteriore rappresentanza nel delicato e fondamentale settore della giustizia. Ho già risposto con la relazione del governo, rassicurando soprattutto circa le carenze di personale su tutti i nuovi inserimenti che ci saranno nel corso del 2016. Io auspico che si possa andare avanti come già nel 2005 con un dialogo e un confronto, sebbene da posizioni diverse, che è il metodo che consente di raccogliere i frutti che sono stati raggiunti nell'anno 2015. Ecco, Legnini al CSM, adesso la sua nomina, insomma l'Abruzzo è ben rappresentato in questo settore così delicato e importante. Ma io credo proprio di sì, io esprimo la soddisfazione perché intanto l'Abruzzo è di nuovo rappresentato anche al governo e questo credo che sia un risultato importante per tutta la regione. E
Ecco, il presidente D'Alfonso ha parlato di una squadra di parlamentari abruzzesi che sta lavorando bene per l'Aquila, per la ricostruzione, ma non solo, insomma. Ma il gruppo dei parlamentari abruzzesi ha sempre collaborato molto senza badare alle distinzioni politiche. Noi abbiamo avuto sempre al cuore il nostro Abruzzo. Io ho fatto il relatore della legge di stabilità e soprattutto il territorio dell'Aquila, così colpito dal terremoto, è stato sempre oggetto degli interventi concordati e condivisi tra tutti noi e ci ha consentito questo metodo di portare a casa i risultati. E si parlava proprio delle dichiarazioni del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, che andiamo ad ascoltare proprio nel corso di questa intervista, che anch'essa è stata realizzata a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Dopo la nomina della Chiavaroli, D'Alfonso si attende un riconoscimento anche per la senatrice Pezzopane. Giovanni Legnini al CSM, Federica Chiavaroli appena nominata sottosegretaria alla giustizia. Insomma, l'Abruzzo è ben rappresentato, Presidente, in questo settore così delicato. Che valore in più può dare ad una regione che ha gli stessi problemi che ha un po' poi il Paese, mancanza cronica di personale, molte criticità? Intanto gli elementi riportati anche dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello danno luogo ad una rappresentazione di tranquillità, di sicurezza e di serenità. C'è una cultura della legalità che produce i suoi effetti. Quanto alla senatrice Chiavaroli, sono molto contento di questo incarico che ha ricevuto, che fa il paio con quello l'altro ieri di Legnini. Ma credo che ci sia una squadra di parlamentari che si fa rispettare a Roma, come è giusto che sia. E i risultati si vedono: la copertura finanziaria riguardante per esempio l'attività di ricostruzione all'Aquila, gli importanti investimenti per la messa in sicurezza del territorio, gli interventi finanziari da Roma per quanto riguarda il rischio idraulico nei fiumi abruzzesi, e tutto quello che stiamo ottenendo con il master plan è il frutto di un dialogo funzionante, di un tiro alla fune rispettato, che farà in modo che l'Abruzzo sia più capace di ottenere risultati anche economici. Noi abbiamo nei prossimi 5 anni circa 2 miliardi e 200 milioni di euro da investire per la ripresa, la crescita, per fare in modo che accadano anche occasioni ulteriori di posti di lavoro. Cosa dire di Federica? Se l'è meritata, lavorando, diciamo, sul punto, dedicandosi senza risparmio e trovandosi anche in un partito snodo in un momento delicato della vita nazionale. Anche la nostra Stefania Pezzopane merita una valorizzazione in ragione del lavoro che sta facendo da anni, e sono convinto che non mancheranno altre occasioni. Cambiamo pagina, ora la cronaca. I carabinieri della compagnia di Montesilvano hanno arrestato 3 persone nell'ambito di un'operazione volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Accertate oltre 200 cessioni di droga all'interno di un club privato in via Luciani, appunto a Montesilvano. Era diventata una vera e propria centrale dello spaccio il World Club di via Luciani a Montesilvano, gestito da Massimo Cigolini, 44 anni, di Montesilvano, arrestato ieri pomeriggio all'interno del locale insieme a Fabrizio Diodati, 48 anni, sempre di Montesilvano. Il primo era la mente all'interno del locale, raccoglieva le prenotazioni e i proventi della droga ed offriva anche la possibilità di consumo immediato. Il secondo invece era il braccio che si occupava della consegna dello stupefacente, per lo più cocaina. Nell'inchiesta dei carabinieri di Montesilvano, partita nel settembre del 2014 e che hanno accertato oltre 200 cessioni di stupefacenti, ci sono altre denunce di consumatori ed assuntori ed altri arresti, tra cui quello avvenuto in flagranza all'interno del supermercato Conad di Montesilvano il 7 aprile scorso, di Antonio Scurti, 33 anni, originario di Penne, e sua moglie, entrambi colti nel momento dello scambio della droga. Scurti, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, si riforniva all'interno del locale gestito da Cigolini, ma non gli rispondeva direttamente. Determinante ai fini dell'indagine l'uso delle intercettazioni audio-video all'interno del World Club. Difficile da documentare all'esterno, perché la cessione dello stupefacente in taluni casi avveniva all'interno del circolo, quindi difficile da vedere anche dalle pattuglie in servizio di prevenzione all'esterno. Il gestore del circolo si faceva aiutare da altri 2 collaboratori. In alcune circostanze la contrattazione proprio dell'acquisto dello stupefacente avveniva all'interno senza neanche ricorrere all'audio, c'erano solo
delle mimiche, della gestualità con cui l'assuntore e colui poi che consegnava lo stupefacente prendevano accordo sul punto in cui incontrarsi. Un convegno a Pescara per porre l'attenzione sulla difficile condizione dei mari in Italia. A partecipare i massimi esponenti del WWF, poi le forze dell'ordine ed esponenti delle istituzioni locali. Vediamo. Allarme ambiente. Il WWF organizza un convegno a Pescara alla presenza delle sue cariche massime e anche delle forze dell'ordine del nostro territorio. Presenti anche le istituzioni locali che presiedono al tavolo e vogliono porre l'attenzione sulla necessità di mettere in piedi un monitoraggio dei territori capillare. Imposizioni sul territorio di soluzioni che non stanno bene alle comunità che vivono su quel territorio, che non stanno bene alle regioni, quindi conflitti istituzionali che sinceramente noi non possiamo tollerare. Il quadro è veramente molto drammatico. I numeri che il WWF ha messo a sistema in un apposito studio parlano davvero di una crescita di quelle che saranno le attività economiche sul Mediterraneo nei prossimi anni, che ci preoccupa se non verranno considerati quelli che sono gli impatti e la sostenibilità. E quali sono le proposte del WWF? Ma sicuramente mettere a sistema l'intero bacino del Mediterraneo e cominciare a valutare tutti quelli che saranno i cambiamenti e i numeri crescenti di queste attività economiche, pesandoli e quindi prendendo le opportune iniziative e facendo le scelte giuste per mitigare gli impatti e rendere tutto più sostenibile anche per il benessere della gente che vive su queste coste. Sono sempre gli interessi economici che lo impediscono? Ahimè sì, purtroppo sì. Smog e inquinamento al centro di un convegno sull'insorgenza di malattie respiratorie. Al centro dell'attenzione tutte le abitudini dannose per l'organismo. Se l'argomento degli ultimi giorni a Pescara è stato quello relativo all'alto tasso di smog registrato nell'area urbana, ora a scendere in campo sono anche gli specialisti che nel corso di un convegno dedicato ai giovani studenti delle scuole mettono in luce tutte le conseguenze che l'inquinamento produce sull'apparato respiratorio. Gli atteggiamenti di salvaguardia dipendono, sono individuali e quindi sicuramente la lotta al tabagismo, perché rimane il nemico principale per le malattie respiratorie dell'adulto e del bambino, perché al bambino le causiamo con il fumo passivo e qui che purtroppo è una drammatica realtà. Per quanto riguarda invece i comportamenti sociali, il compito è delle istituzioni, ma il compito è anche nostro, che dobbiamo essere presenti e ricordare alle istituzioni questa responsabilità. Fumo di sigaretta attivo e passivo, polveri sottili e altri fattori che troviamo nelle nostre città inconsapevolmente. Se è vero che nelle mani delle amministrazioni c'è gran parte del lavoro per risolvere la questione, anche gli individui possono, nel loro piccolo, mettersi al riparo con qualche accortezza in più. I genitori non possono agire su quelle che sono degli inquinanti ambientali generali, perché sono frutto della società in cui viviamo, però sicuramente i genitori sono obbligati a attenzioni su degli aspetti che competono a loro, di cui soprattutto il fumo e evitare il fumo è fondamentale. Ma esiste anche un fumo che noi specialisti noi identifichiamo come fumo di terza mano, che è quello che chi fuma poi mantiene sui capelli, sui vestiti, addosso e che facilmente può essere trasmesso. Uno abbraccia il figlio, un bambino piccolo, lui si fa una bella inalata di questo fumo. Carenza di sicurezza all'interno dei mezzi di trasporto pubblici della TUA. Denunciare ancora le mancanze su queste strutture è il consigliere regionale dei 5 Stelle, Domenico Pettinari. Ancora una denuncia sulla sicurezza per i mezzi dell'azienda unica di trasporto abruzzese TUA. A farla ancora una volta il consigliere regionale 5 Stelle, Domenico Pettinari. Beh, intanto noi quando iniziamo una battaglia non la finiamo fino a quando il problema non è risolto. Su invito della dirigenza sono andato più volte a parlare col direttore generale, con il presidente dell'azienda, abbiamo fatto dei sopralluoghi assieme, ho ridenunciato tutte le anomalie e i problemi presenti, solamente due sono stati risolti, quindi le gomme, la renderizzazione della manutenzione delle gomme e il carro attrezzi interno che è tornato finalmente a funzionare.
Se da un lato la società ha provveduto, come annunciato, a garantire il ripristino di alcune delle carenze denunciate, dall'altra restano ancora molti punti irrisolti. Problema delle sicurezza mezzi, mezzi che purtroppo continuano ad uscire con le spie rosse accese. Li abbiamo verificati assieme al capo officina, sono andato all'interno del reparto, ci sono problemi di comunicazione, ho detto appunto alla dirigenza di risolvere questi problemi, ma pare che ci siano ancora. Le mettitrici a bordo che continuano a non funzionare, un bel 60-70% di queste macchine, quindi consentono all'utenza di entrare a bordo e di evadere il biglietto. Il primo appello che faccio al Presidente della Regione è che quando si fa una fusione la prima cosa da risolvere è l'erogazione regolare del servizio all'utenza. La prima cosa dobbiamo pensare agli utenti: se il servizio non funziona secondo standard di qualità e di efficienza, bisogna mettere mano immediatamente. Noi torniamo a richiedere queste cose con forza. Linea dura del Comune dell'Aquila che da lunedì, tra due giorni dunque, annuncia proprio per questa giornata i primi distacchi delle utenze a tutti coloro che nel progetto Case dell'Aquila, poi anche a Sant'Elia e a Pagliare di Sassa, non hanno pagato le utenze. Rateizzazione possibile solo per chi ha il reddito ISEE inferiore a 12.000 euro. Linea dura del Comune per i morosi del progetto Case. Da lunedì 1 febbraio infatti verranno staccate le utenze ai morosi del progetto Case di Sant'Elia 1 e 2 e Pagliari di Sassa. Il Comune parte così e annuncia questo provvedimento, dopo i solleciti che ricorderete relativi ai mesi di marzo e aprile dell'anno scorso. Utenze che verranno riattivate agli abitanti degli appartamenti soltanto dopo 48 ore dall'effettuazione del pagamento della somma dovuta per le utenze. La possibilità di rateizzare il pagamento verrà offerta soltanto ai nuclei familiari che hanno un reddito ISEE sotto i 12.000 euro. Per gli altri la somma sarà da pagare subito e per intero. Ci si potrà rivolgere per la rateizzazione al front office di Via Roma. Mi auguro, ha detto il sindaco Massimo Cialente, che tutti coloro che nonostante le nostre sollecitazioni ancora non hanno provveduto a saldare il debito accumulato a causa del mancato pagamento delle utenze si attivino entro la data del 1 febbraio. Non è infatti più tollerabile protrarre una situazione di ingiustizia, di mancanza di rispetto verso coloro che invece fanno anche i salti mortali per pagare. Procedere ai distacchi, conclude il sindaco, costituisce comunque una sorta di sconfitta per tutti. Linea dura questa, più volte annunciata. Ora il Comune interviene sul serio, drasticamente, nel rispetto, come detto dal sindaco Cialente, di tutti coloro che ogni giorno si impegnano a pagare le bollette, pur tra le mille difficoltà della quotidianità. Sinistra, Ecologia e Libertà si schiera contro il sindaco di Montesimano Francesco Maragno perché mancano le quote rosa obbligatorie per gli equilibri all'interno della giunta municipale di Montesilvano. Sel contro il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno. La denuncia si muove in relazione alle ormai famose quote rosa, quelle per le pari opportunità che dovrebbero essere garantite all'interno di ogni pubblica amministrazione. Dopo gli ultimi rimpasti di giunta e le nuove nomine, infatti, sembra perso l'equilibrio previsto dalla norma. Abbiamo prima invitato il sindaco ad intervenire, sono trascorsi oltre 30 giorni, non è accaduto nulla e quindi abbiamo intrapreso sia questa iniziativa legale sia un'iniziativa con la consigliera di parità, la signora Marinelli, a cui abbiamo scritto per invitarla ad intervenire, cosa che fece anche all'epoca, e abbiamo anche scritto al prefetto segnalando questa situazione, una situazione che a Montesilvano insomma si ripete e cerchiamo insomma di dare anche il nostro contributo su questo. Tra le critiche mosse, Sel non si ferma solo al rispetto delle quote, ma accusa il sindaco di non aver prodotto quel cambiamento radicale che in molti auspicavano per la città. L'amministrazione di Montesilvano in questi quasi due anni insomma, non ha prodotto quasi nulla di importante, nonostante siano state già cambiate quattro giunte, si siano alternati diversi assessori, quindi insomma, aspettiamo un attimino che intanto il sindaco ripristini la normativa vigente e poi vedremo. E ora ci spostiamo a Teramo, dove il Comune ha definito gli ultimi due progetti in cantiere per la riqualificazione del territorio e di alcuni istituti scolastici, grazie al finanziamento europeo di oltre 9 milioni di euro.
L'amministrazione comunale teramana, grazie al finanziamento europeo di 9 milioni di euro, ha avviato l'iter amministrativo per i lavori da attuare, pena la perdita dei finanziamenti europei ai comuni. La modifica delle procedure statali, infatti, prevede l'avvio dell'iter amministrativo entro il 31 gennaio. Oggi siamo andati in gara d'appalto con due progetti importanti che riguardano la scuola dell'infanzia del quartiere San Benedetto per 2.070.000, che ci potrà ospitare circa 150 ragazzi, una scuola innovativa sotto l'aspetto tecnologico, acustico e termico, con tutte le funzionalità e tutti gli arredi necessari per una buona scuola, dove ci sarà col ribasso, verrà fatta anche una mensa all'interno della scuola. Dunque siamo soddisfatti perché che è una scuola che va a sopperire un po' di carenze che abbiamo sul quartiere San Benedetto e con l'atterrato. Poi l'altro intervento stiamo facendo anche tantissimo per l'impiantistica sportiva è la copertura di una pista di atletica, la realizzazione di una nuova pista di atletica al coperto di 80 metri con una parte finale dove c'è una fossa per il saldo in lungo, per il riscaldamento ma anche per gare indoor al coperto. Dunque questo verrà realizzato al campo scuola del quartiere Gammarano. Mercoledì 3 febbraio dalle ore 8 alle ore 20 i tecnici dell'acquedotto del Ruzzo effettueranno un significativo intervento di manutenzione in località Zampitto di Basciano sulle condotte adduttrici Isola Roseto e Isola Castellalto. I lavori nella fascia oraria in cui verranno effettuati comporteranno interruzioni nel servizio di erogazione dell'acqua in diversi comuni: Isola del Gran Sasso, Colledara, Penna Sant'Andrea, Castellalto, Morro d'Oro, Notaresco, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Albadriatica, Martinsicuro, Sant'Egidio, Ancarano, Torano, Nereto, Controguerra, Colonnella e Corropoli. Per Basciano l'interruzione del servizio idrico sarà limitata alla frazione di Zampitto. Ed ora apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con l'ausilio delle schermate. Per quanto riguarda la Serie B è stata una giornata agrodolce con la grande vittoria del Pescara sul Bari e la sconfitta della Virtus Lanciano che è costata la panchina al tecnico Roberto D'Aversa, esonerato subito dopo il match. Avellino Cagliari giocata ieri 1-2, Brescia Livorno 1-3, Cesena Ascoli 3-0, Como Vicenza 1-1, Crotone Perugia 1-2, Latina Provercelli 1-0, Pescara Bari 3-1, Ternana Modena 2-1, Virtus Lanciano Trapani 0-3, poi i due posticipi domani Virtus Entella Novara alle ore 17:30 e poi lunedì sera alle 20:30 Spezia Salernitana. Vediamo la classifica che sorride in maniera particolare al Pescara. Intanto il Cagliari ha ripreso definitivamente la vetta sfruttando non solo la sua vittoria ieri ad Avellino ma il passo falso inopinato del Crotone in casa contro il Perugia. Quindi Crotone 52, Cagliari 52, Crotone 51, Pescara che sale a quota 46 punti, a meno 5 dal secondo posto e a più 7 dal quarto posto, dove c'è il Bari a quota 39, poi a quota 38 il Novara che gioca domani e il Brescia sconfitto oggi. Il Cesena sale a 37, scavalcando l'Avellino che resta a 35, poi Perugia 33, Trapani 32, Entella e Latina 31, Spezia e Ternana 30, Vicenza 28, Livorno 27, Ascoli 26, Modena 25, Provercelli 24, Salernitana 23, Virtus Lanciano 21 punti, Como 19. E allora andiamo a vedere i riflessi filmati di questa esaltante partita del pomeriggio con il Pescara che ha sconfitto con merito il Bari per 3-1, una grande prestazione davanti a una importante cornice di pubblico, quasi 13.000 le presenze allo stadio Adriatico Cornacchia, il servizio della partita e poi le dichiarazioni del tecnico biancazzurro Massimo Oddo. E sono sette vittorie consecutive come quelle del Pescara di Zenek Zeman, ma al di là dei numeri che pure nel calcio hanno la loro valenza, conta la classifica che dice meno 5 dalla zona Serie A diretta. Ma il pensiero al 91esimo di Pescara Bari va già alla gara di Salerno, con i biancazzurri pronti a suonare l'ottava sinfonia. Si comincia in un clima di grande entusiasmo e di fronte ad una cornice di pubblico imponente con oltre 14.000 spettatori, di cui 2.000 ospiti. Il Pescara parte in quarta e all'ottavo
Benalì, crossa per la Padula che a due passi da Guarna, colpisce sporco mettendo a lato. Al quindicesimo si infortuna Contini dal suo posto, entra Rada, la gara non lascia davvero passare un attimo senza emozioni e al diciassettesimo si rivede la formazione di casa con un tiro centrale di Benalì e l'11 di Massimoddo a fare la gara con il Bari pronto a sfruttare in contropiede la velocità dei suoi avanti, ma al ventunesimo è capitano Memusciai ad essere pescato in area ospite con il tiro a botta sicura e il miracolo di Guarna che devia in calcio d'angolo. La supremazia dei biancazzurri è evidente anche se in avanti manca un po' di precisione sotto rete, ma ci pensa chi se non Gianluca Lapadula a mettere le cose a posto e dopo essere scattato in posizione irregolare si porta davanti a Guarna e con una zampata felina mette la sfera in rete alla mezz'ora per l'1-0. Sugli spalti è festa grande tra i tifosi biancazzurri che continuano ad incoraggiare a gran voce i propri beniamini. La prima e unica vera occasione ospite arriva al 47esimo con un colpo di testa di De Luca sugli sviluppi di un calcio d'angolo e con la parata prodigiosa di Fiorillo che devia in calcio d'angolo. La ripresa si apre all'ottavo con un'azione avviata da Verre e con Caprari che non riesce a finalizzare davanti a Guarna che gli chiude lo specchio, ma il Bari è in agguato e trova il pareggio con la Pulce De Luca che non è un gigante ma che riesce di testa a mettere alle spalle dell'incolpevole portiere pescarese su perfetto cross di Defendi. Tutto da rifare per il Delfino che dopo aver mancato il raddoppio si ritrova così nuovamente a dover provare il nuovo vantaggio. Al 14esimo il Bari rinfrancato dalla rete di De Luca si rende nuovamente pericoloso con Rosina che su punizione mette di pochissimo sopra la traversa. Memusciai e compagni sembrano accusare il colpo e ci mettono qualche minuto per reagire. Oddo getta nella mischia Verde all'esordio e poi Mitrizza richiamando in panchina Verre e Benalì, ma il dolce è dietro l'angolo visto che al 34esimo la Padula crea e Caprari conclude in maniera vincente andando ad esultare sotto la curva nord, ma non è ancora finita visto che allo scadere ancora lui la Padula fa il suo facendo esplodere la nord e segnando la rete del 3-1 e la 14esima perla di una stagione memorabile. Sì, siamo contenti perché siamo riusciti a mantenere il cuore caldo e la mente fredda, insomma non era una partita facile, abbiamo incontrato una squadra sicuramente di valore che è venuta a giocarsi la partita, quindi complimenti al Bari, però direi che tutto sommato insomma è stata una vittoria meritata, abbiamo sofferto 20 minuti una ventina di minuti. In realtà nel primo tempo non c'è stato. No, abbiamo sofferto una ventina di minuti nel secondo tempo, però ormai questa squadra ha acquisito la capacità di riportarsi la partita come vuole. Sono convinto che questa squadra ha grande potenzialità. Ovviamente bisogna dimostrarlo. Complimenti di Paparesta, ti fanno piacere. Sì. I complimenti fanno sempre piacere. È una squadra che ha grandi margini di miglioramento. Io credo fortemente in questo gruppo, a patto che rimaniamo sempre con i piedi per terra. Se ogni tanto qualche scossone la dà l'allenatore, i giocatori devono stare sempre con i piedi per terra. A volte lo si fa per mantenere i piedi per terra ai ragazzi. È stata una partita un tempo a testa, secondo me, purtroppo è questo, loro il primo tempo, noi il secondo tempo. Poi nel momento in cui stavamo spingendo c'è stato un gol preso da dilettanti, quindi abbiamo preso gol su un rilancio del portiere che si poteva benissimo evitare. E se segnava Maniero 2-1 penso che Pescara non avrebbe avuto più la forza di uscirne, invece il gol l'ha galvanizzata, una squadra che si gasa e poi 3-1 è stato abbastanza pesante. Si è visto sei mesi di continuo, anzi è migliorato anche adesso, anche mentalmente è cresciuto, quindi è stato un buon Pescara, diciamo al primo tempo mi ha fatto vedere un bellissimo calcio. Ma guarda, prendi un gol così, ti taglia le gambe, poi ha preso il momento in cui stavi spingendo e Pescara non aveva più la forza di uscirne fuori, stavamo benissimo, abbiamo presidiato bene le fasce, quello che dovevamo fare il primo tempo, solo che il primo tempo non abbiamo fatto, il secondo tempo molto meglio, tutto qua. È normale che se fai gol prima porti a casa il risultato, perché loro stavano anche un po' sulle gambe, però non è successo, complimenti a loro che hanno sfruttato l'occasione. E l'unico neo di questo pomeriggio a Pescara, gli incidenti avvenuti nel dopopartita al 91esimo, si sono infatti verificati dei tafferugli tra i tifosi del Bari e le forze dell'ordine nel piazzale antistante lo stadio Adriatico Cornacchia. Feriti lievemente alcuni tifosi ospiti medicati presso l'infermeria dello stadio. Almeno un agente di polizia è rimasto ferito in modo leggero e anche egli medicato nella suddetta infermeria. Secondo alcune prime sommarie informazioni
sarebbe stato anche assalito un bar in zona stadio. Ed ora parliamo di Virtus Lanciano, una sconfitta rovinosa, 3-0 casalingo contro il Trapani. E subito dopo la gara il vicepresidente e amministratore delegato Guglielmo Maio ha annunciato che il tecnico d'Aversa è stato sollevato dall'incarico. Vediamo. Finisce tra i fischi per molti della Virtus, finisce anche con gli applausi per il Trapani, termina con un sonoro 3-0 per i siciliani a Lanciano, termina anche l'avventura tecnica di Roberto D'Aversa, che al triplice fischio finale non sarà più l'allenatore del Lanciano. I siciliani probabilmente non si aspettavano un pomeriggio così tranquillo al Guido Biondi, così soft da sembrare quasi impossibile anche a Serse Cosmi, la cui squadra va in affanno solo in un paio di circostanze nel primo tempo, poi farà quello che vorrà. Se dunque il Lanciano dovrà salvarsi, viene almeno da chiedersi quando dovrebbe iniziare la scalata e soprattutto chi sarà il nuovo tecnico a condurre il Lanciano in questa nuova impresa. Rossoneri con Cragno dal primo minuto tra i pali, a metà campo torna Bacinovic nel ruolo di playmaker, in avanti Padovan e Marilungo. Per il Trapani non c'è l'ex Nicola, al suo posto il giovane e determinante Fulignati. Passano solo 25 secondi alla prima conclusione ospite con Montalto. Nono, azione insistita del Lanciano che si sviluppa sulla corsia di sinistra con Di Matteo. Bello ed efficace il gesto tecnico di Marilungo, che smarca in posizione regolare Padovan che scarica a rete, ma Fulignati si supera e gli chiude lo specchio della porta. Il Lanciano ha anche qualche buona palla alla gol, ma andare in rete diventa quasi un'utopia. 27esimo, Citro parte quasi da metà campo, palla al piede, non trova opposizione alcuna e costringe Cragno alla deviazione sopra la traversa. 30esimo, il vantaggio di Francesco, commette fallo sulla tre quarti, giallo per lui e punizione trapanese affidata a Scozzarella, che mette la palla al centro dell'area di rigore dove trova la testa di Scognamiglio che sorprende tutti e poi in vantaggio gli isolani, 0-1 dunque. 32esimo, risposta virtussina sempre con Padovan, abile a girarsi, a tirare in porta, ma Fulignati si distende a mano aperta, neutralizza il tiro in corner. Tra il primo e il secondo tempo D'Aversa toglie Bacinovic e mette Ferrari, cambia dunque il modulo che passa in un 4-3-3 con Vitale a fare da playmaker. 12esimo, Trapani, conclusione di Coronado che però non inquadra lo specchio della porta. 15esimo, ancora siciliani dalla distanza, questa volta con Barilla, ma non va. Sta però per iniziare il disastro frentano, che durerà pochissimo ma sarà altrettanto devastante. 16esimo, il Trapani raddoppia, Aquilanti sbaglia clamorosamente il retropassaggio e Citro comodamente supera Cragno e deposita in rete per il doppio vantaggio. 18esimo e il tris del Trapani è servito, corner, palla corretta da Raffaello praticamente in rete, ma sulla linea di porta la sfera viene spinta oltre la linea dal neo entrato Pagliarulo, che fa 3-0. Escono tra i fischi Zedoardo e Padovan, entrano Vastola e Bonazzoli. 37esimo, ancora Trapani, conclusione a rete ma Boldor si rifugia in corner. 39esimo, è il turno di Eramo ma Cragno para. Insomma, dialogo solo ed esclusivamente del Trapani. Martinelli di Roma 2 al 90esimo scoccato, non concede nemmeno un minuto di recupero. La squadra è momentaneamente affidata a Primo Maragliulo, allenatore della Primavera, già vice allenatore della Virtus ai tempi di Marco Baroni. Solo per comunicare, abbiamo ritenuto opportuno sollevare Roberto D'Aversa dall'incarico di allenatore della Virtus Lanciano. Questo non vuol dire che lui sia l'unico responsabile,
le responsabilità ce le prendiamo tutti, è una scelta dolorosissima a livello personale e anche a livello professionale, perché credo sia un ottimo allenatore che poteva far molto bene. Purtroppo in questo momento si sta facendo tanto per cercare di salvare questa squadra, proviamo anche questa, non ho detto che sia la strada più giusta, però credo sia una soluzione da dover adottare. Ripeto, per me Roberto Laversa è uno degli allenatori più bravi che sono passati qui. Lo dicevo pure per Eusebio Di Francesco quando ha dovuto suonare anche lui e poi la carriera che ha fatto, quindi questo non significa, non va a pregiudicare nulla su quella che è la sua professionalità e quello che ci ha messo in questi anni come persona e come tesserato del Lanciano, da capitano eccetera. Quindi lo ringrazio con tutto il cuore e spero sia solo un arrivederci, ma in questo momento purtroppo non mi resta fare altro. Grazie. Queste dunque le parole amare del vicepresidente Guglielmo Maio, come abbiamo ascoltato dal servizio di Alessio Giancristoforo. Per il momento squadra affidata al tecnico della Primavera, Primo Maragliulo, in attesa di ulteriori decisioni a tal proposito. Per quanto riguarda la Lega Pro, ricordiamo che domani pomeriggio saranno in campo le due abruzzesi in concomitanza alle 17.30. Il Teramo giocherà al Bonolis contro il Sant'Arcangelo. Per L'Aquila invece la trasferta sul campo del Pontedera. In Serie D invece oggi si è giocato un anticipo a Teramo, è finita 1-1 tra San Nicolò e Monticelli, partita anticipata oggi per via della concomitanza con l'impegno interno del Teramo in Lega Pro. Dunque il servizio su questo 1-1. Il San Nicolò si illude di poter centrare la terza vittoria consecutiva, ma a conti fatti, specie nella ripresa, deve ringraziare di portare a casa un punto che comunque rimpolpa, seppur di poco, la sua classifica. Perché specie nella ripresa il Monticelli ha fatto paura, come la squadra biancazzurra. Epifani sceglie Cichella al posto dello squalificato Donatangelo, per il resto la formazione è quella che ha battuto la Fermana a Recchioni non più tardi di 6 giorni fa, con Bucchi unico riferimento avanzato, supportato da Chiacchiarelli, Merlunghi e Massetti. Prima emozione dopo 4 minuti, il dialogo tra Galli e Gesù libera al tiro il centrocampista ospite, che però manca il bersaglio grosso. La rete però dopo un quarto d'ora di stasi la segna il San Nicolò dall'altra parte. Mozzoni si prende tutto l'automancino, il suo traversone pesca sul primo palo Merlonghi che anticipa a Mecca e deposita in fondo a Zacco il pallone del vantaggio di casa. San Nicolò che potrebbe raddoppiare al 25esimo, l'azione parte dai piedi di Cichella, Merlonghi lo assiste sulla fascia mancina e vede con la coda dell'occhio la sovrapposizione di Mozzoni, che di prima intenzione scarica il sinistro verso Mecca, solo un filo troppo angolato. Botta e risposta intorno alla mezz'ora. Al 32esimo l'esterno collo destro di Petronio termina fuori non di molto, mentre sull'altro fronte la conclusione di Salvatore Margarita da buona posizione è troppo centrale e permette a Calore di abbrancare in presa. Ripresa a ritmi più blandi fino al 55esimo, quando un lancio dalle retrovie pesca la difesa di casa messa male. Calore esce non con i tempi giusti e per Figliaggi il pallonetto per scavalcarlo è sin troppo semplice. Lob che vale la parità 1-1. Calore che però al 57esimo è miracoloso nel disinnescare la sventola dalla distanza ancora di Figliaggi, che sarebbe indirizzata all'incrocio dei pali. Occasione colossale per il San Nicolò al 65esimo. Merlonghi fa tutto bene, tranne l'assist finale per Bucchi, troppo arretrato per la punta per poter battere a rete. Ma il Monticelli preme e prende fiducia. E così, dopo il doppio cambio Poli e Stangoni per Traini e Vallorani, Calore è semplicemente superbo su Margarita al 72esimo, che spara colpo sicuro. Il portiere ci mette il piede e salva il risultato per i suoi. Epifani corre ai ripari, fuori uno spento Massetti, dentro De Giglio per dare più peso all'attacco. Ultimi assalti con Mozzoni, che al minuto 87 crossa al centro, ma si vede respingere il suggerimento da Adamoli a ridosso dalla linea di porta. Per il resto è solo attesa del triplice fischio, che fa salire il San Nicolò a quota 35 punti in classifica, aspettando le gare di domani. Era questo l'ultimo servizio di questa seconda edizione del TG6, ma non andate via, perché tra pochissimo alle 19.45 sarà la volta del TG6 L'Aquila e poi alle ore 20 lato B, per rivivere l'intero pomeriggio di Serie B con servizi, interviste e commenti. In studio Jacopo Forcella, grazie per l'attenzione, buona serata.